Buonasera a tutti amici di Tommy Digital. Questa sera si parla di Ultimate Champions. Facciamo un po', spacchettiamo, apriamo i premi, vediamo un po', se riusciamo a raggiungere gli MGC necessari per aprire un pack dove tireremo una carta mitica, o epica, non lo sappiamo. L'andiamo a vedere insieme in questo video, dopo la sigla. Bene, eccoci qua ragazzi. Questa qui praticamente è il torneo di Lega, quello base che possono partecipare tutti gli utenti appena registrati con carte common oppure si può fare un mix come preferite. E praticamente il torneo è aperto a tutti. Come vi ho fatto vedere già nell'altro video, se non l'avete visto andate a vedere nella playlist Ultimate Champion dove spiego praticamente qual è la strategia migliore per questo gioco. Quindi, come vi avevo detto in quel video, l'obiettivo è farmare questi fantomatici MGC. Io attualmente sono a 1457. L'obiettivo è arrivare a circa 1500 per poter ottenere il pack, aprire il pacchetto che praticamente dove all'interno c'è almeno una epica, oppure c'è anche la possibilità di avere una mitica. Bene, oggi lo voglio fare praticamente direttamente qui, in questo video insieme a voi. Questo è come sono andato in questa giornata. Diciamo che piano piano, andando avanti nel gioco, i giocatori cominciano ad arrivare, cominciano a uscire parecchi giocatori beh, forti, famosi. L'ultimo è Odegaard, poi abbiamo Saka in attacco insieme a Lewandowski, la squadra Raya, portiere dell'Arsenal. Addirittura ci possiamo permettere anche il lusso di mettere purtroppo in panchina Schick, che è andato molto bene, peccato non averlo messo, mentre Stanisic non ha giocato e quindi è subentrata la riserva. Come vedete io metto sempre tre riserve, una per ogni ruolo, in modo tale da coprirmi per tutti e tre i ruoli principali, attacco, centrocampo e difesa. Bene, qui ho ottenuto 1548 punti che mi hanno fatto ottenere il secondo step, quindi 75 MGC più due carte. Adesso andiamo a aprire insieme i premi. Poi andiamo a vedere il torneo, come è andato. Io partecipo praticamente a tutti i tornei possibili. Se non l'avete fatto, aprite i pacchetti in modo tale di aprirvi più possibilità, più possibilità e avere più possibilità quindi di farmare MGC. Bene, qua sono andato molto bene nell'Amateur, dove praticamente con una squadra mista ho ottenuto un bel punteggio, 1348 punti, che mi hanno portato ad ottenere 100 MGC e sono veramente un bel po'. Qui la strategia che adotto è leggermente diversa, dato che c'è un cap da rispettare, la cosa che faccio è mi gioco al massimo il cap sugli 11 titolari e le riserve metto tutte riserve praticamente che hanno 0 di media, perché le riserve fanno la media insieme ai titolari. E devo dire che è andata abbastanza bene, poteva andare meglio qui a centrocampo con l'attaccante dove in questa squadra si è obbligati a mettere almeno due epiche. Van Kessel insieme a Volanikitz. Praticamente Van Kessel è andato male 33, però ero obbligato a metterlo. Adesso andiamo a vedere che carta andrò a prenderla. E intanto andiamo ad aprire insieme i premi. Quindi andiamo a riscattare. Ecco qui il pacchetto con MGC. Lo apriamo e riscattiamo i primi 100 MGC. E già siamo arrivati a 1557, quindi abbiamo sbloccato il prossimo pacchetto. Qui invece ci sono anche due carte, vediamo un po', ultimamente sono fortunato. Vediamo un po' insieme 75 che cosa prendo. Nikcevic, un bel 158 di media, che non è affatto male, 101, 114, non ha giocato, 256, devo dire è un attaccante che non è affatto male, non è affatto male. Poi lui non lo conosco, Sessegnon, 91, sì, è un po' basso, diciamo che lui è quello che va un po' meglio, va un po' meglio. Speravo in carte del campionato norvegese perché ci sarà in tutto il campionato. Quindi come abbiamo visto 1632, quindi come vi avevo detto nella strategia che vi dicevo nell'altro video, vi lascio il link qui sotto per chi vuole andare a reperire. E i pacchetti sono questi, sono tutti i pacchetti che adesso posso acquistare con questi MGC e vado diretto su quello da 14 da 15 euro oppure 1499 MGC che io li ho superati e quindi vado ad acquistare. Facendo così io non sto pagando assolutamente nulla. Questi MGC li ho farmati completamente giocando, se lo si può fare anche giocando con le carte
common che vi danno il gioco. L'unica cosa è che per ottenere, per prendere questo pacchetto, si necessitano di 25 punti collezione minimi. Che cosa significa? Significa che bisogna possedere almeno tre carte epiche. Ogni carta epica vi dà 10 di punteggio. Quindi che cosa ho fatto io? Io per sbloccarmi la possibilità di andare a prendermi questi pacchetti che reputo il migliore a livello di qualità-prezzo, dove all'interno è garantita sempre una epica, come vi dicevo, al 95%, c'è anche la possibilità del 5% di beccare una mitica, magari perché veramente in quel caso sbanchiamo la grande, e poi la seconda carta sarà comune. Il minimo di MGC, quindi di 1500, pacchetto minimo dove si ottiene sicuramente una carta di valore. Gli altri, secondo me, non ne vale la pena perché alcuni c'è la possibilità di prendere una epica, ma l'altra percentuale è solo comune. Quindi io preferisco accumulare e arrivare a 1500 per poter ottenere questo pack. E, vi ripeto, 25 di collezione. Io come ho fatto? Ho preso tre carte a floor, quelle che costavano di meno, quindi circa $15 di spesa, e praticamente io ho sbloccato il gioco a 360 gradi. Quindi adesso io qui da questo pacchetto andrò a ottenere sicuramente andrò a ottenere almeno una carta che potrò rivendere o giocare nelle altre competizioni come avete visto prima. Vado ad aprire questo pacchetto, dai, speriamo di essere fortunati. Io mi auguro in una bella mitica, spero in una mitica. Allora andiamo a vedere la prima. Rooney, difensore del Fleetwood, diciamo che ogni tanto le sue partite se le fa, scozzese, ma diciamo che poteva andare meglio, però andiamo a vedere il secondo. Ok, come vedete ho preso una epica, Walters. Bene ragazzi, allora abbiamo visto realmente come funziona il discorso, la strategia che vi facevo vedere l'altra volta, quindi come ho ottenuto questi fantomatici MGC in modo totalmente gratuito giocando a tutti i tornei. Vi ricordo e vi consiglio di giocare anche la pallacanestro, anche se come me magari non siete appassionati di pallacanestro, non conoscete assolutamente il mondo della pallacanestro, ma inserite comunque la formazione, potete farlo fare anche al gioco, è un altro sistema per riuscire a farmare questi MGC con i quali poi potete prelevare questi pacchetti come abbiamo visto in questo video. Vi ricordo che se non siete registrati Ultimate Champions c'è il link qua sotto con il quale potete registrarvi e per qualsiasi altra info venirmi a trovare su Telegram, c'è sempre il link qui sotto dove c'è una sezione, un topic dedicato a Ultimate Champions in cui ci confrontiamo, facciamo vedere i pacchetti, ci diamo consigli, facciamo anche scouting e quant'altro. Quindi non vi resta che lasciare un bel like a questo video e iscrivervi al canale per sostenermi, che poi è assolutamente gratuito, però per me è veramente un aiuto infinito. E vi aspetto sui vari social. Grazie mille a tutti, da Domenico di Domi Digital.